la banca rappresenta oggi un punto di riferimento dell'intero territorio. In tale scenario, la Banca del Cilento ha avviato un nuovo percorso di aggregazione al gruppo ICREA. Nel corso dell'incontro, il presidente della BCC del Cilento Vallo di Diano e della Lucania, Silvano Lucibello, ed il direttore Ciro Solimeno hanno esternato al sottosegretario Pesce le preoccupazioni per il futuro delle BCC in seguito alla riforma che rischia di penalizzare questi istituti di credito. Che ha tolto quasi l'importanza e i principi per cui queste BCC erano nate sul territorio, oggi le hanno trasformate completamente. E col tempo purtroppo sarà sempre peggio a semplici sportelli che venderemo servizi e prodotti. Non è possibile, non è possibile, io faccio un appello alle forze politiche qui presenti, non è possibile portare avanti delle regole talmente stringenti che non consentono più di sopportare il nostro territorio, di dare la possibilità a chi ha sempre lavorato onestamente e pagato i debiti con tutte le difficoltà dei momenti delle crisi che perversano in questo territorio, e oggi non sono in condizione di poter dare una risposta valida, ma cercano di pagare. Questo costringe la banca a bloccare tutto, a bloccare i fidi, a aumentare i tassi, e non è possibile, perché se aumentiamo i tassi non facciamo altro che l'incontrare di quello che dovremmo fare, non è possibile. Faccio riferimento alla riforma, ma faccio anche riferimento alla partenza dal 1 gennaio 2018 dell'RRD, cioè quindi del regolatore unico, che da quest'anno poi regolatore unico europeo, che da quest'anno è diventato anche il nostro controllore, essendo noi entrati a far parte a pieno titolo del gruppo ICREA e quindi avendo fatto il salto di qualità da banca non significata a banca significata e quindi sottoposta alle regole e ai controlli della BCE. Poi proveremo a spiegare meglio cosa significa questo e quali purtroppo saranno le ricadute su questo territorio. Qual è il messaggio che farà arrivare al sottosegretario, ecco, proprio in relazione a queste sue parole? Vorrei ripetere un appello che ha già fatto un mio egregio collega. Bisogna cambiare le politiche di accesso al credito. Se non si cambiano le politiche di accesso al credito e non si applica una volta per tutte una vera politica di diversificazione, non solo dimensionale, degli operatori economici, e quindi un vero principio di proporzionalità, e corriamo il rischio che tutto quello che abbiamo fatto in questi anni non riusciremo più a farlo e le economie locali non ce la faranno più. Questo tipo di riforma, unitamente all'altro aspetto che ho richiamato prima, rendono del tutto insostenibile, e lo voglio sottolineare, insostenibile per le economie locali questo sistema di regole. Ne parlerà anche nel corso dell'assemblea del prossimo 18, eccolo, così ricordiamo anche l'appuntamento. Il prossimo 18 avremo l'assemblea di approvazione del bilancio. Certamente mi auguro che ci siano la possibilità e gli spunti per poter fare un ragionamento a tutto tondo anche rispetto a queste tematiche. Già nell'assemblea scorsa, se ricorderete, abbiamo accennato, oggi abbiamo i primi dati reali e quindi oggi dobbiamo cominciare a fare e a tracciare purtroppo i primi bilanci.